Io sto vivendo un'avventura dell'intelligenza che è veramente una cosa unica e irripetibile. Esistono ormai dei mostri sacri nella fisica che affermano, su base assai complessa, di conoscere le cose e si attaccano a equazioni di difficile comprensione. La cosa più facile da capire è invece quella che si presenta in modo semplice. Nulla c'è di complicato nella nostra realtà, che ha tre dimensioni di spazio e una di tempo. La velocità assoluta, quale volete che sia, se non quella che si regola e esiste tra le tre dimensioni dell'indice 3 del volume e la dimensione 1 della linea? Quando tutto il tempo è a dimensione 3 e tutto Quando tutto lo spazio, scusatemi, è a dimensione 3 e tutto il tempo è a dimensione 1, quale volete che sia la velocità, quella tra lo spazio in tutta la sua dimensione e il tempo in tutta la sua dimensione? È 3 a 1, ma che altro modo può essere presentato semplice semplice? Un altro. Quando esiste una terna di lati uguali a realizzare un volume, moltiplicando lato per lato per lato, noi abbiamo che l'esistenza del volume su base lineare implica tre lati, quindi esiste una terna. Secondo voi, una sola di queste tre cosa vale? Uno di tre cosa vale? Vale un terzo di tre. Ma vi sembra che un terzo sia un valore unitario? Eppure è una linea. Ma una linea sola che vale un terzo, per che cosa si deve moltiplicare? Per divenire uno. Per che cosa si deve moltiplicare un terzo? Per divenire i tre terzi che è uguale a uno. Per tre. Ecco che allora, quando l'esistenza di una linea, che in assoluto sia riferita al ciclo 3 del volume, deve esistere nel tempo un terzo della terna, è chiaro che solo moltiplicato per la velocità 3 a 1 assume l'unità data da 3 terzi. È una roba assai semplice, che si complica quando, riferendo lo spazio al meridiano terrestre, invece di usarlo con 1 più 3, 4, ossia le quattro dimensioni dello spazio e del tempo, accingere tutto il meridiano, visto che sarebbe stata una misura troppo lunga, non maneggevole, allora si sono presi i tre terzi del meridiano e si sono presentati divisi in un certo numero di volte che li rendessero maneggevoli. Bisognava ridurre i tre terzi spaziali del meridiano di 10 elevato a 7 volte, ossia ridurlo alla decimilionesima quantità. Quando il tempo un quarto del meridiano è diviso in 10 milionesimi,
Ecco, allora è più maneggevole, perché un meridiano diventa lungo come un metro. Ma a questo punto, vedete, anziché usare il rapporto 3 a 1, noi stiamo usando il rapporto di 30 milioni su 10 milioni. Il rapporto sempre lo stesso è, ma quando noi lo calcoliamo nel totale della lunghezza, dobbiamo prendere i 30 milioni spaziali e sommarli ai 10 milioni di tempo. E allora abbiamo tutto quanto il meridiano, 10 milioni in un quarto e 30 milioni nei tre quarti spaziali, i quali, paragonati a un cubo, sono un cubo che ha lo stesso lato di 10 milioni che ha il tempo, però in ragione di tre lati, 10, 10 e 10, mentre un quarto soltanto è solo un 10, sempre in milioni. Ora, la velocità della luce, quando si presenta in una realtà che è stata decisa essere sempre 10 volte nel ciclo, è chiaro che i 30 milioni che esistono nel nostro presente, nel loro ciclo intero, sono 300, perché 30 milioni per 10 diventano 300, e allora quel metro che gli corrisponde, esso pure è costretto a moltiplicarsi per 10, e la relazione non è più esistente tra i 30 milioni e un metro, ma tra i 300 milioni e i 10 metri, i quali poi, ridotti a tempo della presenza, rivela che il metro è un 300 milionesimo di 300 milioni. Allora, vi chiedete che cosa rappresenta la quantità di 300 milioni di metri? Rappresenta uno. Perché? Perché un metro è il valore inverso di 300 milioni. È il valore di un 300 milionesimo. E dire 300 milioni di metri significa dire 300 milioni di 300 milionesimi, ossia 1. Quindi noi, quando usiamo il 300 milionesimo per calcolare il valore di una unità, siamo costretti a chiamarla 300 milioni. Perché? Perché un metro è un 300 milionesimo riferito al ciclo 10. Ho capito questo? Abbiamo che 300 milioni è il totale, perché è unitario. Il totale è l'unità. Se è totale, la domanda da farsi a questo punto è questa: come mai non ci arriva una luce che li presenta tutti quanti? Sono solo 299 milioni e non 300. Come mai? E a questo punto nemmeno i geni che passano come geni ci hanno capito granché. Perché sono ridotti di quel valore lì? Perché? Perché sono riscontrati con un modello unitario del fenomeno elettromagnetico. Quanto vale tutto il fenomeno elettromagnetico? Vediamo. Il quantitativo unitario presente nel ciclo totale della presenza è dato da 10 elevato a 10. Quando è un piano elettromagnetico grande così, tutto il lato elettrico è 10 elevato a 5, ossia 100 milioni di unità. Stiamo usando il metro? Ebbene, sono 100 milioni, no, scusatemi, 100.000 per 100.000 uguale 10 elevato a 10. Quindi 100.000 è l'unità elettromagnetica, sia in 100.000 metri come elettrici,
sia in 100.000 metri come magnetici. Deve essere un volume, che significa che ci deve essere anche un fronte di un metro quadrato, che implica 2 metri trasversali. Quando noi indichiamo tutto in lunghezza, dobbiamo aggiungere altri 2 metri e il totale diventa fino adesso 200.002 metri, tutti in linea. Ora c'è da calcolare il valore della massa in movimento. Quando un metro si muove totalmente di 10 metri, ma accade in ragione cubica, arriva a 1000. Le masse sono 1000. Bene, quando abbiamo 1000 metri come espressione di massa, se li dividiamo per 1000 metri, che cosa abbiamo? Abbiamo 1000 metri fratto 1000 metri, ossia uguale 1. Abbiamo l'unità come velocità. 1000 metri su 1000 metri. Se questa velocità unitaria della massa, perché è espressa nel numero 1000, deve percorrere tutti e 6 i versi, 6 moltiplicato 1000 millesimi non è forse 6000 millesimi? E quant'è il totale dato da 6000 metri sopra e 1000 metri sotto? È 7000. Quindi tutte le masse in linea espresse in velocità, 1000 metri su 1000 metri, sono 7000, in quanto alla intensità unitaria noi sappiamo che è la candela, che quando usiamo l'unità data da cicli a secondo che si chiamano hertz, e riferiti all'hertz ce ne sono 10 elevato a 12, sono 540. Quanti sono se invece di usare questo ciclo noi usiamo il metro? Sempre 540, perché quello è il numero del ciclo. Quando usiamo 10 elevato a 12 Hz, perché usiamo un quantitativo che è piccolo nell'Hz, ma quando questo quantitativo piccolo è proprio un metro che circola, sono 540 metri in linea. E allora cosa diventa il totale? Diventa esattamente 207.542 metri. Ora io vi dico che questa è l'unità dell'elettromagnetismo. Il modello puro nessuno nella fisica lo ha mai detto, ma non significa che, poiché nessuno lo ha mai detto, non si sia in grado di calcolare una cosa così ideale. Lo è? E allora cosa succede quando noi usiamo questo valore unitario per riscontrare quei 300 milioni di metri? Una cosa dobbiamo pensare, che ogni numero deriva sempre dal ciclo 10, che si pone a sua base, e il numero è l'indice. Quando abbiamo 300 milioni, in verità è 10, il ciclo numerico, elevato a 300 milioni. Ebbene, quando dividiamo 10 elevato a 300 milioni per 10, lo dividiamo per 10 elevato a 207.542, il risultato che si ottiene da questa divisione è una potenza che ha la stessa base, 10, e il cui indice è il valore esatto che risulta come le dimensioni della velocità della luce, che sono osservate in ogni secondo nello spazio vuoto. Ecco, allora, cosa significa? Che la dimensione della velocità della luce in assoluto è 10 elevato a 299 milioni, e quando si moltiplica per l'unità
che si presenta come 10 elevato a 207.542, il risultato è una potenza che ha la stessa base 10 e per indice la somma degli esponenti. E poiché la unità che abbiamo calcolato, 207.542 metri, sommati ai 299.792.458 metri percorsi dalla luce, formano 300 milioni, abbiamo la riprova che il valore unitario che abbiamo calcolato noi è proprio quello, e la velocità della luce indica un numero di volte quella unità. Ma a questo punto voi pretendete da me che io vi faccia una verifica sperimentale di quello che vi dico. E allora, quando noi usiamo il ciclo nel secondo, un giorno quanti secondi contiene? Esattamente 86.400. Ora, se noi contiamo con il secondo, il nostro riferimento deve essere il ciclo di questo secondo, il ciclo totale di questo secondo. E quant'è? In linea sono 10 secondi, ma visto che questi 10 secondi devono esistere in tutti e 6 i versi che compongono lo spazio, diventano 60 secondi e diventano dunque il minuto primo. Ebbene, questo minuto primo deve esistere nel ciclo 10. E quanti sono i cicli 10 dentro un giorno? 144. Ebbene, visto che noi riceviamo 299.792.458 metri sulla base non di un metro ma di 207.542, ognuno di questi qui quanti ne porta? Basta fare la divisione, facendo la divisione sappiamo quanta parte di 299 milioni eccetera della velocità c, quanta parte tocca a ciascun metro dei 207.542, e a ciascuno tocca 1444,4,90,55,131,00 fino alla dimensione atomica di metri 10 elevato a meno 10. E vedete, la prova sperimentale fa sì che il ciclo intero del secondo pari al primo, quando esiste in 10 primi, ha lo stesso valore 144 che esiste nel rapporto tra la velocità della luce e la sua unità. Solo che, mentre la velocità della luce è tutta in linea, noi abbiamo tutto dentro i numeri dei tempi decimali. Anche il 4 come unità dentro 1444 non è un valore intero, perché il valore intero è il ciclo 10 sempre. Di conseguenza quelle 4 unità sono decimi del ciclo 10, quindi essendo decimi sono tempi di futuro che si devono aggiungere all'altro 4 come decimale, e quel 4,4 che segue il 44 di 144 entra in atto dopo 4 anni, e c'è un giorno in più non perché la Terra fa un giro in più, perché all'interno del giro intero attorno al Sole ha fatto un giro intero attorno al Sole, è perché ha fatto un giro intero intorno al Sole che deve aggiungere un giorno in più. Ma visto che l'anno è tempo e il tempo esiste in 4 dimensioni, perché ci sono altre 3 che sono di spazio, l'unità è data dopo 4 tempi. Infatti di media
sono 365 più un quarto di giorno. Per ottenere l'intero occorrono 4 anni. Ebbene, facendo la divisione tra il valore della velocità della luce e l'unità elettromagnetica data da 207.542, noi abbiamo 144 decine di primi che sono un giorno, poi 4,4 che sono un altro giorno in 4 anni, e la parte restante del numero è un giorno in più che bisognerà aggiungere ogni 157 anni per quei minuti primi, secondi e terzi che esistono in un giorno, che esistono in un anno come una porzione 157esima di tutti i secondi che esistono in un giorno, tanto che occorrono 157 giorni per riempire un giorno intero con 157 157esimi. Allora vedete, abbiamo la prova sperimentale in base alla rotazione della Terra, che noi la rotazione della Terra la vediamo proprio nel ciclo intero del secondo, che è dato dal primo, con il ciclo 10 del primo, e ce ne mette esattamente quei 144 che sono i primi tre risultati, dividendo la velocità della luce per tutti i suoi metri, perché unitario è un metro solo, non tutto quel quantitativo dell'unità del fenomeno. Di conseguenza noi il giorno lo vediamo sulla base dell'unità del metro e non dell'unità del fenomeno, tanto che lo vediamo con l'unità di 10 primi, e sono i primi 144 numeri di quella divisione tra la velocità della luce e il resto. Vedete, questa roba è talmente bella che una volta che i fisici la maturassero farebbero saltoni di gioia, e invece io mi trovo a che fare con persone che non solo non sono capaci, ma quando finalmente si ritrovano davanti uno che sembra capace, gli danno la croce addosso come se raccontasse baggianate. Io vi mostro in una sintesi una paginetta che basterebbe, vi garantisco, ad ottenere un premio Nobel in fisica, ma forse me lo daranno alla memoria, perché oramai la vita, per altri ragionamenti, la mia, non durerà ancora molto. Persone che ce l'hanno contro la mia visione e che oggi semplicemente mi criticano, diverranno proprio quelle feroci che mi criticano al punto tale che mi uccideranno. È il mio destino. Non sono spaventato, come il Papa, che è andato finalmente lì con tanto coraggio, senza Papa mobile, e si è messo a rischio di vita per dimostrare che non bisogna temere coloro che a torto ce l'hanno contro di te. Perché se anche arrivano ad uccidere, non hanno mai ucciso il tuo ideale.